Benvenuti in questo nuovo video. Continua qua, da Milano, il nostro viaggio nell'Olocausto. Ci troviamo qua nel piazzale adiacente al Memoriale della Shoah, che ha l'ingresso esattamente dietro di noi, e ci troviamo di fatto qua alla stazione centrale di Milano. Continua da qui il nostro viaggio nell'Olocausto grazie al Memoriale Shoah qui di Milano, che ci ha concesso questa visita privata, senza la presenza appunto di altre persone, proprio come abbiamo fatto di recente anche ad Auschwitz e Birkenau. Il progetto della stazione è stato realizzato da Ulisse Stacchini. L'innovazione di questa stazione è che vennero create due stazioni nello stesso luogo: un'area dedicata al trasporto dei passeggeri in una parte sopraelevata, seconda area dedicata alla parte commerciale e di trasporto prevalentemente postale. Quest'area non fu nascosta, ma era di fatto sconosciuta ai più. L'area dove oggi sorge il Memoriale della Shoah di Milano originariamente era adibita alla movimentazione dei vagoni postali, e tra il 1943 e il 1945 fu il luogo in cui migliaia di ebrei e oppositori politici furono caricati su vagoni merci trasportati al sovrastante piano dei binari. Il memoriale è un'opera di ristrutturazione conservativa quasi unica in Europa. Uno dei pochi rimasti integri, un luogo ricco di silenzio. Quello che vediamo è stato riportato alle condizioni naturali. Qui abbiamo una sorta di percorso ideale, emotivo, attraverso le installazioni architettoniche. Prima di iniziare con la missione drone anche qua a Milano, se anche tu sei un pilota di droni come me, che il volo sia di tipo hobbistico o con finalità lavorative, c'è sempre una cosa da dover ricordare, ovvero che prima di accendere tutto dobbiamo essere certi di avere un'assicurazione per il drone. Per questo, che sia un drone da 250 grammi o un DJI Mavic 3 Pro, ho deciso di passare per tutta la mia flotta all'assicurazione di Drone Zine, un costo annuale che mi fa volare legalmente nel rispetto della normativa in tutta Italia e in tutta Europa ovviamente, ma soprattutto avremo la possibilità per voli in zona rossa anche di fare un'assicurazione momentanea al costo di 15 euro che durerà 7 giorni, quindi non abbiamo assolutamente più scuse, ma soprattutto che mi dà la possibilità di volare in tutto il mondo, perché sarà sufficiente anche fuori Europa fare una richiesta per avere il pass internazionale, richiesta che possiamo fare direttamente dal sito, molto utile. Appena entriamo ci accoglie la prima installazione del memoriale, che è un lungo muro lacerato al centro con la scritta Indifferenza. Questo era l'ingresso dove arrivavano i camion che caricavano e scaricavano le persone. Questo muro dell'indifferenza rappresenta, secondo Liliana Segre, deportata da questi spazi, il motivo per cui la Shoah è stata possibile. Il 30 gennaio del 1944 Liliana Segre è stata deportata da qua e è stata la più giovane deportata rimasta in vita partita da qua. Questa installazione è un ammonimento iniziale che accompagna i visitatori lungo tutta la visita. Appena entrati dopo il muro abbiamo qua dietro di noi una rampa mobile che di fatto divide dal muro della memoria al muro della vita reale, una divisione che implica anche un momento di ricordo e di memoria con un momento invece dedicato alla vita vera e allo studio. I materiali usati per le installazioni sono materiali contestuali a questo luogo. Troviamo del ferro, troviamo il cemento, troviamo i sassi delle massicciate dei treni e troviamo il vetro. Il vetro è l'unica cosa che mancava in quel periodo, perché nei vagoni dei treni non c'erano i finestrini, nelle porte non c'erano i vetri, ed è un chiaro segnale a guardare oltre. La cosa impressionante è il sentire i rumori dei binari invece che scorrono sopra di noi a livello quello più conosciuto,
minuto e sentire il rimbombo qua in mezzo al silenzio di questi treni che passano continuamente. L'osservatorio è questa grande installazione che sta a simboleggiare proprio la ferita, il dolore che hanno subito tutti i vari deportati, non solo deportati ebrei, ma anche di natura politica. Di fatto questo è un modo per raccontarci cosa hanno subito queste persone. La differenza principale è che qui venivano famiglie intere di ebrei, mentre i prigionieri politici venivano singolarmente, con l'ulteriore differenza che i prigionieri politici venivano poi mandati nei campi di lavoro in Germania, in Austria, mentre gli ebrei, le famiglie ebree, venivano direttamente inviate nei campi di sterminio. Sotto la passerella troviamo una simbolica aiuola di pietre che simboleggia sia le pietre del treno che l'usanza degli ebrei di posare una pietra per onorare i defunti. Qui dietro di noi invece inizia il percorso con le stanze delle testimonianze, un percorso da svolgere in rigoroso silenzio. Quando si parla di Olocausto pensiamo ai numeri, ma se dietro ai numeri colleghiamo che ci sono delle persone, i loro volti, i loro nomi, un po' come abbiamo visto nei video di Auschwitz e Birkenau, con tutti quegli oggetti legati a quelle persone, ma dietro a quegli oggetti troviamo appunto delle persone, che è quello che possiamo vedere proprio qua, nella stanza delle testimonianze. Ora ci troviamo alla banchina delle deportazioni. Questa è la parte che è rimasta più intatta. Troviamo il pavimento del 1931, quindi il pavimento originale, il pavimento dove sono passate migliaia di persone deportate. Le persone che venivano scaricate dai camion arrivavano in questo binario, primo sul livello stradale, calci, pugni, in italiano, in tedesco, dalle SS, dalla Gestapo, dal personale della stazione. I vagoni che vediamo sono vagoni originali dell'epoca, donati dalle ferrovie, sui quali venivano caricati a forza prigionieri, fra urla, grida e latrate dei cani. Su ciascun carro, normalmente adibito al trasporto di 8 cavalli, venivano ammassate circa 80 persone, donne, uomini, vecchi, bambini, che avrebbero viaggiato per giorni in condizioni disumane. I viaggi erano terribili qui perché, come abbiamo detto, non c'erano i vetri ma solamente fessure e le persone ovviamente non potevano sedersi e quindi facevano questi lunghi viaggi terribili in condizioni disumane senza né acqua e né cibo. Li affrontavano completamente in piedi senza la presenza di servizi igienici e quindi tutto questo angosciava già prima dell'arrivo nei campi di sterminio. I primi convogli che partirono da qua furono 20, carichi unicamente di ebrei, diretti verso Auschwitz. Da Milano ad Auschwitz 1250 km, un viaggio di circa 7 giorni. I successivi carichi erano misti di ebrei, prigionieri politici, dissidenti, che andavano verso il campo di Fossoli, quindi in Italia, vicino a Modena, oppure nei campi di concentramento, in Austria o in Germania. In questo posto tutti i nostri sensi vengono sollecitati perché sentiamo continuamente passare i treni a livello superiore, sentiamo il vociare delle persone e abbiamo in questo momento anche una buona illuminazione di questo spazio che in realtà, quando venivano portate qua le persone spinte dentro a forza, arrivavano anche senza la presenza di luce, l'ambiente era quasi completamente buio e queste persone venivano spinte nel buio, nel baratro in cui erano poi destinate. Da qua partirono 23 treni tra il 6 dicembre del 1943 e gennaio del 1945. Soprattutto ebrei, ma anche partigiani, dissidenti politici. Le deportazioni non avvenivano in esclusiva in quest'area, ma avvenivano contestualmente ai carichi e scarichi della posta e al trasporto ordinario delle persone. Il carrello traslatore e il montavagoni sono tra le innovazioni tecnologiche che erano qua
alla stazione di Milano. In quest'area c'era un deposito vagoni. I vagoni venivano presi uno alla volta e con il traslatore veniva portato al binario in cui si voleva lavorare. Una volta caricato veniva ripreso dall'altro carrello traslatore e portato al montavagone. Azionato da un potente motore, portava in superficie il vagone, in un'area adibita alla formazione dei convogli. Questo era un metodo ignorato dai passeggeri che stavano al di sopra e anche dalle persone che lavoravano qua. Una volta posizionati alla banchina di partenza, venivano agganciati ai convogli diretti ad Auschwitz, Birkenau, Mauthausen e altri campi di sterminio e di concentramento, o ai campi italiani di raccolta come quelli di Fossoli e di Bolzano, e la risiera di San Sabba che sempre vi avevamo fatto vedere qua sul canale. Il 6 dicembre del 1943 partì il primo convoglio di prigionieri ebrei, 169 persone, di cui ne tornarono in vita solamente 5. Il 30 gennaio del 1944 il secondo, entrambi diretti ad Auschwitz e Birkenau. Soltanto 22 delle 605 persone deportate quel giorno sopravvissero, tra di loro Liliana Segre. Al termine della visita troviamo il Muro dei Nomi. Il Muro dei Nomi è un'installazione che va a contrasto, no? Del Muro dell'Indifferenza, proprio perché dietro ai nomi ci stanno le persone, e rappresenta l'elenco dei portati ebrei che sono partiti qua da Milano Centrale. Mancano poi i nomi dei dissidenti. I nomi che troviamo scritti in bianco sono le persone che non sono tornate. I 27 nomi che troviamo in arancione sono i nomi dei sopravvissuti. La tappa finale è questo luogo di riflessione, una stanza completamente insonorizzata, tutta al buio, con questo fascio di luce rivolto verso Gerusalemme, un simbolo per rafforzare il valore della memoria e soprattutto questo momento in cui riflettere, pregare oppure piangere. Hanno deciso di inserire questa seduta scomoda proprio per non adagiarsi sui temi della Shoah. Prima dicevamo che tutti i sensi vengono stimolati all'interno di questa installazione, ma in realtà i due sensi che a me colpiscono più di tutti sono assolutamente l'udito, perché questi binari che passano sopra sono davvero angoscianti quando si sentono passare, e soprattutto l'odore del legno che risalta soprattutto quello delle carrozze dei treni.